Torremolinos in Spagna per la Expo Playa, la fiera spagnola dedicata al settore balneare. Andiamo a intervistare le aziende espositrici per conoscere i prodotti che propongono agli stabilimenti balneari di questo paese. MySight è una taquilla di playa, è plegabile, si può apilare. MySight è un secchiello portaoggetti per la spiaggia, portatile e impilabile. L'idea è che sia facile da trasportare sia per i titolari di spiagge che lo offrono, sia per gli utenti. Ha tre tipi di serratura, tra cui quella a radiofrequenza con il bracciale in plastica impermeabile. E ha una grande capacità, in modo da contenere non solo i telefonini, ma tutto ciò che portiamo con noi in spiaggia. Lo que llevamos con nosotros a la playa. Nuestra fábrica lleva en el mercado más de 40 años, somos fabricante de embarcaciones de recreo. La nostra azienda produce da oltre 40 anni imbarcazioni ricreative come pedalò, utilizzando un materiale in polietilene molto resistente che non perde colore nel tempo. Inoltre, produciamo un'ampia gamma di prodotti come piccoli natanti e piattaforme per l'attracco. Cote, caia, tablas de paddle surf, boia para balizamiento de la playa, plataforma para motos de agua, una gamma ampia de productos. Balisair è specializzata nella produzione di elementi per l'accessibilità della spiaggia. Tra le nostre proposte c'è una gru elevatrice autobloccante per sollevare il disabile della sedia galleggiante e metterlo direttamente nella sedia a rotelle. Inoltre abbiamo la doccia Albatros che permette ai disabili di sciacquarsi non appena escono dal mare. Quitarse esa sal cuando sale del agua. In questo modo non devono mettersi in un luogo separato come le cabine dedicate, che è una forma di esclusione. En una caseta independiente que de alguna forma está como excluyendo. Nosotros tenemos una empresa que hace acristalamiento y cerramiento para. La nostra azienda produce serramenti di cristallo per stabilimenti balneari e ristoranti. Si tratta di un sistema scorrevole molto pratico da manipolare, tanto che da Malaga ci stiamo espandendo in tutta la Spagna e nel resto del mondo. Y estamos en el polígono Santa Bárbara, aquí en Málaga, tenemos delegaciones por toda España y en más de 20 países del mundo. Todos son productos naturales, utilizamos madera tratada, carri natural procedente de Mallorca. I nostri ombrelloni sono realizzati con materiale naturale. Utilizziamo legno proveniente da foreste locali, costruendo tutto a mano e applicando trattamenti ignifughi. I nostri prodotti si trovano in tutti i chiringuitos della costa andalusa. Andaluza soprattutto. Costruiamo chiringuitos per spiagge con ogni tipo di copertura e di disegno a seconda delle esigenze. Siamo molto famosi nella Costa del Sol e facciamo questo lavoro con molta passione. E siamo in plena espansione. A parte dei chiringuitos, facciamo tutto tipo di costruzioni, di edifici. Questa impresa si dedica alla zumbona di playa, sombrilla. Distribuiamo ombrelloni e lettini da spiaggia da oltre 45 anni e possiamo dire che il 90% delle spiagge in Andalusia possiede i nostri prodotti. Il 90% della zumbona che hai in la playa sono di zumbona bagni. Fabbriamo prodotti per barco, banana, sofà arrastrabile. Fabbrichiamo giochi acquatici come banane, gonfiabili e barchi. Il nostro scopo è sfruttare l'acqua del mare per il divertimento dei turisti. Bueno, è un día de encuentro de todos los compañeros, de todos los profesionales del sector. Expo Playa è un giorno di incontro per tutti i professionisti del settore, in cui ci raccontiamo come è andata la stagione appena trascorsa e quali aspettative abbiamo per la prossima. Le nostre previsioni sono sempre incerte, ma abbiamo abbastanza chiaro il quadro delle prenotazioni e dunque delle potenziali presenze. In questo momento il settore turistico in Spagna sta subendo una lieve flessione non tanto in termini di presenza, bensì in termini di qualità economica. Qualità economica mi riferisco, perché contiamo ormai 85 milioni di turisti che si contrappongono ai 40 milioni di spagnoli che sono turisti anch'essi. Pertanto dobbiamo cominciare a specializzarci verso un'offerta medio-alta, ma questo è un traguardo che si raggiunge negli anni e non dall'oggi al domani. Una offerta razonable media-alta, e questo è un lavoro a fare durante anni, non si fa di oggi per domani.